Ci troviamo nella campagna che circonda Tbilisi, la capitale di questa nazione che si trova a metà tra Europa e Asia. Esplorando la Georgia fuori dai centri abitati principali, ci si imbatte in molti edifici con facciate fatiscenti. Ma dentro è tutta un'altra cosa. La Georgia è famosa per la sua ospitalità. Molte famiglie non hanno possedimenti, ma quello che hanno lo condividono con il cuore, considerando che qui gli ospiti sono la cosa più sacra che possa entrare in casa propria. In Georgia si trovano auto con guida a sinistra, ma anche con guida a destra. Questo perché, nei decenni passati, c'è stata una vasta importazione di veicoli dal Giappone, che perciò hanno il sedile di guida dalla parte opposta rispetto alla nostra. Qui molte auto viaggiano senza i paraurti. Con tutta probabilità, dopo un tamponamento, è molto più semplice ed economico rimuovere la parte danneggiata, piuttosto che sostituirla. Ai margini delle strade si possono osservare anche veicoli abbandonati e depredati delle parti che possono avere un valore.